andiamo a capire insieme cosa potremo fare e cosa non potremo fare nelle giornate di Pasqua, di festività. Esatto, sì, buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, zona rossa a partire appunto da sabato 3 aprile fino a lunedì di Pasquetta, dove tutta l'Italia sarà in zona rossa, in una sorta di lockdown, a prescindere proprio dai colori delle regioni in cui si trovavano nei giorni precedenti. Nonostante ciò, il governo si è dimostrato permissivo su alcuni punti, è consentito infatti lo spostamento verso un'altra abitazione, nella fascia oraria 5-22 per un massimo di 2 persone. Consentito comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone che insomma non sono autosufficienti. Il coprifuoco scatterà al punto alle 22 e da quel momento non sarà più possibile usare come giustificazione il rientro alla propria abitazione. Rimane sempre consentito tuttavia il rientro appunto nelle seconde case, a prescindere dal comune e dalle regioni. Alcune regioni invece però si sono dimostrate molto meno permissive su questo punto. Ad esempio, la regione Toscana è proibito a chi viene da fuori di regione di appunto entrare nella seconda casa in Toscana. Spostamenti fuori dal comune e dalla regione però sempre consentiti per motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio o residenza. Per quanto riguarda le attività commerciali invece rimangono aperte solo quelle essenziali, ristoranti e bar potranno continuare come sempre con asporto e consegne a domicilio. Se invece si volesse andare a correre dopo un bel pranzo pasquale, il governo ha permesso appunto l'attività fisica nel proprio comune, quindi corsa o bicicletta consentita dalle 5 alle 22, con un'ulteriore deroga, dove appunto si può uscire dal comune purché funzionale, purché l'attività sia funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Siccome ci troviamo invece in giorni di festività religiose, sarà sempre consentito l'accesso in chiesa, purché si evitino infatti assembramenti. Esatto, poi tu l'hai detto anche bene poco fa, Denise, attenzione alle varie ordinanze regionali, perché queste sono le linee guida che ha stabilito il governo. Poi i vari governatori di regione hanno il potere di eventualmente mettere altre restrizioni sulla base delle questioni proprio interne alla regione, quindi di dati che ovviamente sono diversi da territorio a territorio. Quindi l'ultimo riferimento fatelo alla vostra regione in cui vivete, perché altrimenti rischiate di incorrere in sanzioni. Beh sì, però possiamo andare a camminare. Questo comune Sì, possiamo farlo, è un modo per smaltire ancora di più, Denise. Se esatto, dopo vogliamo un bel andare pranzo oltre il nostro pasquale. comune, dobbiamo andarci però di corsa, altrimenti non si Esatto, può. purché si rientri alla propria abitazione, sempre, Esatto. assolutamente. Ottimo, queste sono le misure per Pasqua e Pasquetta in attesa che arrivino altre indicazioni per possibili riaperture. Grazie Denise Recchiuto per l'aiuto redazionale e buon lavoro. Grazie a Grazie voi.